Siamo a Fattordio con Marcella Perotti che svolge ed è in corso l'attività anche di fattoria didattica. Quali sono le attività che proponete ai bambini e agli adulti? Grazie. Sì, siamo qui a Quattordio, in questa grande cascina che ha degli spazi anche per giocare e degli spazi per la didattica. La fattoria più tipica che facciamo e che piace molto è quella della passeggiata. Andiamo da qui fino verso il fiume Tanaro, siamo a una distanza di 3 km e lungo la passeggiata vediamo gli ambienti ecologici, le comunità vegetali che popolano la pianura di Alessandrina, le coltivazioni e anche tutte le specie che non sono coltivate ma sono sui bordi dei campi, quindi non so, sui bordi del campi di grano troveremo il fiordaliso, il papavero, la camomilla e poi le rose selvatiche, poi gli alberi e poi riportiamo tutte queste piccole piante e fiori che abbiamo raccolto e li studiamo assieme e li riconosciamo. L'altra cosa che facciamo è quella di una pista Polystil di macchinine che rappresentano praticamente tutte le macchine di Formula 1 che ci sono state dall'inizio degli anni 50 a oggi. È una pista a quattro corsie, i bambini possono giocare ripassando un po' anche la storia dell'automobile che per il Piemonte insomma, è stata la spina dorsale dell'economia piemontese. E accogliamo anche gruppi di ragazzi che dormono e quindi possono fare 2 giorni immersi in natura. E qui vicino abbiamo anche dei guadi, dei torrenti, quindi si vede veramente un po' tutto ciò che c'è da scoprire della pianura e da conoscere. Parlando di agricoltura, quali sono le tue produzioni? Noi abbiamo un'azienda agricola biologica dal 2000 e facciamo grano, tenero, girasole, colza, senape, pisello proteico, favino. A seconda poi degli anni, come questo obbligo di rotazione ormai comprende tutte le aziende, quindi quest'anno abbiamo la senape, il favino, cioè il pisello il proteico e il grano. Abbiamo 30 ettari in coltivazione. Come fare a sapere di più sulle produzioni e Ci sull'attività potete didattica? contattare tramite mail a olivazzi@gmail.com oppure ci trovate con il numero su WhatsApp, ma sul sito c'è scritto, il sito è www.olivazzi.it e trovate tutte le informazioni.